Allegri a Napoli. Ragazzi, finisce malissimo. Prima cosa, pronti? Guardate come l'ho riprodotto. Adesso, voi ditemi da qua se non sembra veramente lui, con questa un po' leggera distanza. Questo quadro va visto da lontano. Allegri a Napoli. Perché, dicevamo, perché ci ha già giocato in passato quando era calciatore. Era stato accostato anche a Napoli. Poi, alla fine, ritornando alla Juve, ad oggi è quasi impossibile vedere Allegri sulla panchina del Napoli, quindi non iniziate a parlarmi di mancato realismo, perché sapete che con le carriere roleplay c'è sempre un aspetto del come se, nel senso che anche Conte al Milan ora non sembra molto realistico, però mai dire mai. Non è tanto l'allenatore sulla panchina che è realistica o meno, ma magari il cercare di adattare il mercato, il modulo e i giocatori all'allenatore, no? È in quello che cerchiamo un po' di cercare di interpretare in maniera realistica il gioco, il modulo e il mercato che una squadra farebbe se avesse questo allenatore. In questo caso, ragazzi, io so già che i nostri amici di Napoli si stanno tenendo forti alle sedie. Non incominciate a arrabbiarvi, perché è tutto un gioco. Quindi, modulo. Allora, prima cosa, ho importato le tattiche della Juve di Allegri e ho visto che sono abbastanza realistiche, perché comunque c'è ripiega, ampiezza 50, profondità 40 e poi c'è palla lunga con passaggi diretti, ampiezza 60 e poi pochi giocatori in area. Insomma, le tattiche mi sembra che ci siano. Sono andato a mettere come modulo il 4-4-2, perché in realtà con Allegri non è facile fare il roleplay, perché Allegri mette sempre sulla carta un modulo che secondo me poi in campo non si vede. Lui mette il 4-4-2, ma secondo me con Rabiot esterno, quello che in realtà succede è che Cuadrado rientra, diventa un 5-3-2. Quello che fa lui, allora ricordatevi, adesso pensate un attimo alla formazione della Juve, qua c'è Cuadrado e qua c'è Rabiot. In realtà quello che succede è che Cuadrado sta molto largo, qua dove ho messo Goulam sale e quindi va qui, ok? E quindi diventa un 3-5-2, ma in realtà è un 5-3-2. Però noi mettiamo il 4-4-2 perché? Perché ovviamente Fabian Ruiz dovrà essere esterno sinistro, è il nostro Rabiot in questo Napoli di acciughina. Beh, allora, se vogliamo utilizzare l'approccio di Allegri della prima Juve di Allegri, è vero che c'è il 4-2-3-1 con Mandžukić esterno, però io ho preferito prendere il 4-4-2 ambivalente di adesso, perché secondo me il 4-4-2 con Rabiot esterno è quello che fa storcere più il naso di Allegri, e quindi è divertente l'idea di riprodurlo mettendo magari questa volta Fabian Ruiz come esterno. In mezzo ho messo Zielinski e Zambo Anguissa. Allegri sarebbe anche capace qua di metterci Demme o Lobotka, mettere magari Zielinski come esterno, giusto per far vedere che Allegri invece di andare in profondità li sposta sui lati. E qua sulla destra io per il momento ho messo Lozano, ma secondo me né Lozano né Politano andranno bene, perché qua la qualità noi non la vogliamo. Davanti per il momento ho pensato a Osimhen e Mertens, con Mertens in realtà con l'istruzione di giocare largo e di far salire la squadra, qua un po' scende in realtà a giocare largo, e poi Osimhen diventa l'unica punta. Lo so, cerchiamo di interpretare un po' come potrebbe essere il Napoli di Allegri, perché adesso con questa rosa è veramente difficile farlo, cioè devi andare proprio contro il tuo istinto. Secondo me, ragazzi, quello che si può fare è Ospina al posto di Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Ramani, Goulam, però qua andiamo magari a investire sul mercato. Poi Lozano può fare ancora il jolly, prenderei un esterno alla quadra. Il centrocampo sarà, diciamo, più di rubare la palla e ripartire, lanci lunghi, quindi non tanta tecnica. E i centrocampisti tecnici li mettiamo invece che qua in mezzo davanti come trequartisti sulla fascia, perché hanno la loro qualità e quella in realtà di correre, non di fare bel gioco. Quindi Zielinski sulla sinistra e Elmas anche lui a dare un po' di ampiezza. Poi Mertens, appunto, io dicevo nel ruolo anche un po' alla Dybala, però qualcuno poi ha scritto alla Tevez, che mi piace molto, potrebbe essere anche un po' Mertens alla Tevez, e Osimhen magari
adesso un po' più accostato a Vlahovic, anche se è più veloce di Vlahovic. Però mai dire mai, nel senso che poi nel mercato possiamo anche fare qualche follia. Questo è il 4-4-2 storto alla fine. 4-4-2 di Allegri è questo qua. Cioè, è così, ragazzi. Allora, è ovvio che questo è per ri... Però guardatelo così. Io so già che con questo modulo vinciamo. E abbiamo Ospina e Meret. Perfetti. Poi abbiamo Gulam e Mario Rui. Dove io terrei Mario Rui ancora. Venderei Gulam e qua forse prenderei De Sciglio. Poi abbiamo Koulibaly, Ramani, Juan Jesus, Tuanzebe. Allora, secondo me qua serve un difensore che possa piacere ad Allegri. Quindi sicuramente non un giovane da far crescere, né un giocatore normale da far giocare bene, ma uno forte, punto. Poi Di Lorenzo e Malquit sono perfetti. Qua abbiamo Lobotka, Demme, Zambo, che è assolutamente da acquistare. Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas ci possono stare. Insigne io lo manderei via, perché a parte che utilizziamo un po' il fatto che sta andando realmente al Toronto a fine anno, però anche perché in questo modulo di Allegri questi giocatori alla Insigne non so bene dove metterli. Lozano per me possiamo anche tenerlo. Politano sul mercato o un As sul mercato. Mertens lo teniamo, Osimhen lo teniamo, Petagna va benissimo. Questo è l'hub mercato che ho già creato. Allora, terzini ce n'è solo uno, De Sciglio. Poi, difensori centrali, secondo me che possono piacere a Allegri. Sono giocatori che possono giocare sia a 3 che a 4. Quindi Milenkovic, Lisandro Martinez, Zagadou perché è mancino. Poi a centrocampo, giocatori che piacciono ad Allegri. Quindi Arrambarri, Chouameni, Kefren Turam, Seko Fofana, Ducouré, McKennie. E poi abbiamo l'unico, secondo me, vero regen di... Quadrado, che poi in realtà non è regen, però diciamo un Quadrado con qualche anno in meno, è Jesus Corona, e quindi io lui lo prenderei così seduta stante. E poi di attaccanti l'unico che mi è venuto in mente che potrebbe essere carino da prendere è Isak, perché sia per età che per qualità mi sembra un po' una sorta di Vlahovic preso per cercare di mettere una pezza al non attacco. Inizierei subito a prendere Corona, oppure, perché adesso mi arriva un altro messaggio che è impressionante, Lucas Vázquez è esattamente anche lui quel tipo di giocatore che qua farebbe addirittura una sorta di Calleón bis. Quindi io andrei su Jesus Corona. Proviamo a offrire 20 milioni, così. Ok. Puttana maiala, devo offrire di più. Ok, niente, come non detto. Allora ragazzi, obiettivo di quest'anno è il quarto posto. E proverei intanto la simulata per vedere come va questo modulo. 2-1, Politano, benissimo, perché infatti l'abbiamo messo sul mercato, troppa qualità. Adesso, offerta di trasferimento per Ounas, lui sì che va via. Provo a chiedere 4.6 e vediamo. Osimhen rifiuta. Ok, niente, 4.3, accetta. Ok, simuliamo veloce. 2-0, ok. Vediamo se posso riprovare a fare un'offerta per il Tecatito. Intanto qua Gulam a 8.2 via. E andiamo a sostituire Gulam. Per il momento direi De Sciglio. Però allora Corona riproviamo perché lo voglio. Voglio Napolitano. Però non a queste cifre, no, non ci conviene. Tanto è in scadenza. Secondo me se offriamo 25 o 26 accettano. Quindi era uno scambio in cui ci avremmo perso. La madonna, abbiamo bisogno di tempo. Ok, De Sciglio, andiamo a prendere De Sciglio. Allora iniziamo a offrire 9 milioni. Siamo soddisfatti. De Sciglio e andiamo a trattare. Se offro 50.000 di stipendio, glielo abbassiamo un pochino. A posto, mi sembrava un po' alto lo stipendio di De Sciglio. Finalmente arriva il terzino che ci aveva chiesto il nostro allenatore. Avremo in panchina comunque Mario Rui e secondo me sulla sinistra ce la possiamo cavare per questo primo anno. Poi in realtà De Sciglio può anche diventare jolly e potremmo anche metterlo in panchina, però che ci fosse bisogno di lui era ovvio. Delega 8.5, non venderà meno di 8.2. Ok, allora inaccettabile, riproviamo a trattare. 36 milioni. Madonna ragazzi, però abbiamo pagato tantissimo, non pensavo. Ok, allora ragazzi, è arrivato Jesus Corona, che finalmente prende un po' il ruolo alla Quadrado, e quindi lo mettiamo qua sulla destra. Allora, istruzioni. Ampiezza, gioca largo, fai salire la squadra. Osimhen, inserisci le spalle. Fabian Ruiz, gioca largo. Corona rientra in difesa, giusto? De Sciglio,
sovrapponiti, e invece lui assolutamente invertito resta dietro. Ragazzi, così abbiamo fatto proprio il Napoli di Allegri. Siamo già messi bene, l'unico che forse cambierei qui è Lozano, che mettiamo esterno destro, e qua noi praticamente abbiamo Lozano e Tecatito, che è il duo messicano delle meraviglie. Però ragazzi, Corona alziamolo un minimo, dai, e lo mettiamo tutto largo, ok? Così, così già dà un'idea diversa, no? Il giocatore che giocherà di fianco a Osimhen è senza dubbio, secondo me, Barak. Perché? Perché ha le doti fisiche, l'altezza, il peso di un Mandžukić, però può giocare a T, e poi noi lo facciamo rientrare un po' alla Morata e lo affianchiamo a Osimhen. E questo potrebbe essere un ottimo attacco per Allegri. Allora, contro l'Ipsia, 2-0, ha segnato Anguissa, è già Napoli di corto muso. No, 2-0 abbiamo già esagerato. United su Insigne. Qua non sto ad aspettare che arrivi l'offerta del Toronto, per cui io Insigne lo darei via, però cerchiamo di arrivare magari a 70 milioni, 75 milioni, 70, 67.5, niente. Allora qua, col Villarreal... non è scontata, eh. Penso di poter dire che per Allegri questa gara non è scontata. Per cui mettiamo Juan Jesus, qua mettiamo Zielinski e qua diamo un po' più di sicurezza là davanti con Petagna. Andiamo a vedere. 2-3, ha segnato De Sciglio e Mertens. 2-3. Allora, offerta per Insigne, tratta. E proviamo a chiedere i soliti 70 di prima. Mi sa che non ce li hanno, eh. Facciamo 67.5. And another one. Basta! Ma non lo voglio! Ma sei venuto a comprarmi il giocatore o sei arrivato con Thierry Correa e hai detto dai, scambio? Allora, Liverpool su Insigne. Accetta, dai, basta. Tanto è inutile che ci scorniamo per 2 milioni. Dobbiamo cederlo per avere budget. Questa è un Napoli che deve adesso puntare agli obiettivi grandi. Cioè, quarto posto e compattezza. Demme al Liverpool, al Tottenham, scusatemi. Allora, proviamo con 16 milioni, dai. Oh, là, terzino sinistro. Secondo me qua serve il giocatore alla Mandžukić o alla Morata. Quindi qua dovete veramente sforzarvi e trovarmi il nome di una punta che può, che è alto e comunque un po' fisico, un po' goffo, che possa però essere spostato sul lato sinistro. Allora, lui effettivamente è anche croato, ricorda molto Mandžukić, spostato largo, quindi ci può stare. Poulsen, anche lui ce lo vedo. Kramaric, ce lo vedreste largo? Secondo me è figo anche Kramaric da mettere largo. Marziale, perfetto, però è prestato. Seferovic, non so se si può spostare. Laborde è ideale, però devo vedere quant'è di overall. Werner costa una fucilata. Bello Embolo, che però non si priveranno del giocatore. André Silva anche ci può stare che venga spostato. Origi è perfetto, ma è stato appena ceduto qua nel nostro salvataggio. Gerard Moreno, fantastico, ma impagabile. Se no abbiamo Taremi e se no Cavani, ragazzi, il ritorno. Però ormai non può più giocare in fascia, dai. Tra questi sono fighi, secondo me, Zaniolo e Taremi. Anche Thuram non è male. Questo è un ruolo cui andremo veramente attenti. E poi, ragazzi, cioè, stiamo qua a ridere. Taremi non è male. Thuram è troppo scontato. Taremi è proprio Mandžukić spostato esterno. Abbiamo bisogno di tempo. Scusatemi però, cioè, perché mi tirano scemo così? Thuram quanto costa? Perché adesso mi arrabbio, cioè già anche con Corona mi hanno tirato il prezzo alle stelle. Allora, Lozano più 2 milioni. Perfetto. Dai, e prendiamo anche Taremi. Qua bisogna alzarglielo un po', perché ho visto già prima. Ok. Perché qua Mertens comunque a breve crolla. Thuram Osimhen. Mi piace. Così possiamo metterlo finalmente qua, che è il suo ruolo. Accettata l'offerta per Taremi. Tratta. Allora, è un 4-4-2. Taremi farà il terzino sinistro, ma questo poi lo si vedrà in campo. Sulla carta è un 4-4-2. Però manca ancora il difensore. Proviamo a prendere Bremer. Accettata. 40 milioni per Bremer. Niente. Vuole proprio il Napoli. Allora andiamo. Io farei 50.000 così.
Ok, e lo mettiamo adesso a destra, Koulibaly a sinistra. Ragazzi, è il Napoli di Allegri. Da riscattare Zambo comunque, eh. Io lo riscatterei ora, prima che sale. 22. Ok, Witzel, bravi ragazzi. È vero che Witzel lo vuole sempre Allegri. E qua andiamo a sistemare però il bilancio. Con qualche sotterfugio andiamo a sistemare il bilancio. Eccolo qua, a posto, sono sputati 30 milioni con cui proveremo a prendere Witzel. A posto, perfetto ragazzi. E qua tolgo le presenze e avanza, che si abbassa anche lo stipendio. Ce l'abbiamo forse, così. E poi mettiamo Meret, dai, ci sto. Secondo me ci siamo. Napoli-Juve, il presente contro il passato. Simulazione veloce. 1-2. Ha segnato Taremi. Allora, simulazione veloce. Perfetto, perfetto. L'inizio deve andare così, ragazzi. Petagna al Torino. E andiamo a prendere Zaza. No, è prestato! Allegri quando ha allenato il Milan? Tra il 2010 e il 2014. Io vorrei sapere gli attaccanti del Milan di quei 4 anni. Però erano forti, c'era Robinho, c'era Pato. A Pato? Vai, diamo una chance a Pato. Tanto non gioca mai, serve solo per riempire la panchina. Offro 1 milione e 7. Certo che siete soddisfatti. Senza presenze però. Mercato chiuso. Obiettivo quarto posto alla portata. Però qua le parole stanno a zero. Tranquilli ragazzi. È il classico inizio. Ragazzi, 4 gol. Ma come? Ma no, ma non è vero. Ma il primo mese dovevamo solo perdere. Oh cazzo ragazzi. Tutto a caso. Tutto completamente a caso. Non vedo i corti musi. Cioè, volevo vedere, tutti devono essere 1-0, 0-0, 2-1, ok. 1-0, dai, ora ci siamo. 0-1, dai che stiamo integrando. Puttana. 4-2. Niente. E allora niente, 4-2. Ma tanto fa tutto il gioco adesso qua, questa è la merda. Allora, soddisfazione alle stelle. Obiettivo quarto posto è alla portata. Siamo a più 3 dalla Lazio. Stagione perfetta fino ad ora. Qua Taremi si sta trovando da Dio. Turan però sta già salendo, Osimhen bene. Witzel non capisco perché non sta dando quello che potrebbe dare. Gol, Osimhen, Turan, Fabian Ruiz, perché finalmente fa quegli inserimenti che Rabiot non fa. Poi Corona qualcosa fa, Witzel va bene, Taremi va bene, Mertens ogni tanto entra da una mano, De Sciglia ha fatto un gol, 2 assist. Fatemi vedere in Europa League. Ah no, noi abbiamo vinto. Ma ci sta ragazzi, perché nelle coppe in realtà Allegri se la cava. Poi arriva quarto in campionato, ci può stare. Cioè se la cava poi in realtà negli ultimi anni no. Però andiamo avanti dai, arriviamo a fine mese dai. Coppa ai rigori, 2-1, 1-1, 2-2, 2-1. Persa ai rigori, 1-1, ok. Adesso io vorrei arrivare qui, 0-0, 4-0 ragazzi, scusatemi. Witzel ha chiesto di essere ceduto, per l'anno prossimo arriva Pjanic comunque. Io vi giuro sto andando avanti, attenzione che c'è Allegri contro Villarreal, prepariamoci. 2-2, 1-1, adesso ritorno 3-0. No, no, ragazzi, non ci credo. Siamo usciti dall'Europa League. Witzel sta scendendo. Ma certo che scende. Porca miseria. Io devo cercare di spostarlo. Oh, è momento di stare uniti, compatti. Perché abbiamo ancora un quarto posto da giocarci. Non era nostro obiettivo andare avanti in Europa League. Io sono convinto che nel finale Allegri riuscirà a fare lo strappo in su. Terzo posto. Pronti, adesso bisogna giocare come dice Allegri. Siamo terzi. Ma se perdiamo siamo sesti. Ma la formazione questa va bene. Va bene così. Vai, andiamo a fare l'ultima partita. Che parata è? Hola! 1-0. Ora gestione dei risultati. Puttana maiala. Allora, secondo me adesso è il momento di togliere Zielinski e mettere Zambo Anghissà. Vai, andiamo a pressare.
con Osimhen che sta facendo proprio bene adesso con Allegri, proprio sta mettendo in risalto le sue qualità Allegri, devo dire. Ora dentro Thuram. Poi è tutto difendere, tutto difendere. Poi è chiaro che subisci gol, è tutto difendere. No, qua ci stava il gol. Angolo, dai, dai. No, angolo. Dai, no, adesso mi sta parando tutto Musso. Vai, sali De Sciglio. Fallo. Persa, ragazzi, dai, che gioco di merda. Forse sì. No. Allegrata fatta, ragazzi. Peccato, nel finale siamo andati un po' a casaccio dentro, ma non ce l'abbiamo fatta. Forse era meglio giocare un po' meno bene e vincere. Dobbiamo provare nella seconda stagione. Bel lavoro, mi dicono, comunque. Termina stagione. Intanto non ci hanno esonerati. No, comunque, a parte di scherzi, secondo me, nella seconda stagione riusciamo a fare molto bene, in realtà, con Allegri.